Salernitani nel mondo. Viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero. Benvenuti qui a Radio Alfa, una nuova puntata con i Salernitani nel mondo. Un saluto da Pino D'Elia. Oggi tappa in Svizzera, a Lugano, nel Canton Ticino. Ritroviamo l'amico e collega Salvatore Medici, che saluto. Salvatore, come stai? Ciao Pino, ciao a tutti. Sto bene, grazie. E allora, Salvatore, affrontiamo un po' il tema, quello che riguarda il lavoro in generale, ma anche l'accoglienza riservata agli stranieri in Svizzera, un tema che tocca gli italiani direttamente, i tanti emigrati che partono dalle nostre zone. E, diciamo, ci sono delle novità per quanto riguarda i permessi di soggiorno legati al lavoro in Svizzera. Cosa cambia, Salvatore? Diciamo così che da un po' di tempo, anche se in realtà non cambia nulla a livello legislativo, i controlli sono un po' più severi, soprattutto per chi, anche se risiede qui, lavora o ha lavorato e ha un permesso B, che è il primo permesso che tu ottieni nel momento in cui hai un lavoro qui in Svizzera. Diciamo che nel momento in cui perdi il lavoro, i controlli diventano più severi e in un certo senso bisogna dimostrare che si riesce comunque a vivere qui in Svizzera in qualche modo, altrimenti con questi controlli più severi si rischia appunto poi di essere, non dico espulsi, ma comunque vieni ecco, mandato via, non hai più diritto appunto di risiedere qui in Svizzera. Questo ovviamente è diretto soprattutto a determinate tipologie di lavoratori. Sì. Ultimamente tra quelli diciamo un po' più colpiti sono quelli che lavorano per esempio nei cantieri o nell'Alto Transit, che è questa grande galleria che collegherà la Svizzera e quindi il San Gottardo, e che darà modo un po' di accelerare e di abbreviare i percorsi anche da Milano a Zurigo. Ecco, questi lavori così stagionali, temporanei. Sì, che hanno un permesso B, però appunto sono stagionali, per cui sono molto legati al lavoro a tempo, quindi al lavoro a progetto. Nel momento in cui quel lavoro a progetto finisce, si rischia di non avere più diritto alla disoccupazione e quindi di non poter restare più in Ticino, magari per cercare altro. Ecco, Salvatore, per quanto riguarda invece gli immigrati veri e propri, l'ondata che c'è stata nei mesi scorsi in tutta Europa, in Svizzera ci sono stati ingressi di questo tipo? Ma diciamo che sicuramente sì, c'è stato qualche richiesta in più, però non c'è stata una grande emergenza come può esserci stata appunto negli altri paesi, in particolare in Germania. La Svizzera comunque mantiene un certo limite, un certo numero chiuso anche per appunto i richiedenti asilo, anche perché è comunque un paese piccolo, per cui non può in ogni caso ricevere tantissime richieste. Ci sono stati degli aumenti, però ecco, non è preoccupante. Sì. Visto che parliamo comunque di lavoro, com'è la situazione? C'è possibilità di lavoro per giovani italiani, in generale per gli emigrati in Svizzera ancora, visto che è stata sempre una meta? Diciamo che come anche altre volte abbiamo detto, il clima è sempre un po' più teso, soprattutto perché c'è appunto questo problema qui in Ticino in particolare, che è quello dei frontalieri, quindi un aumento di italiani, lavoratori italiani che vivono in Italia e che però lavorano in Ticino, e questo tipo di problema sta un po' rendendo sempre più aspri i rapporti tra lavoratori, è una sorta di guerra tra poveri, come dire, per sì. Cui anche chi resta disoccupato in un certo senso nel momento in cui cerca lavoro riesce più difficilmente a trovarlo, e se la prende appunto soprattutto con i frontalieri, che sappiamo le aziende assumono forse più facilmente, anche perché poi li pagano di meno. Sì, infatti un tema che abbiamo affrontato, cioè anche questo. Poi sì. È cambiata di recente anche la tassazione rispetto a questo tipo di addetti appunto che vengono assunti in Svizzera. Benissimo, Salvatore, puntualissimo come sempre. Grazie per essere stato con noi ai Salernitani nel mondo qui a Radio Alfa. Ci ritroveremo in una prossima
prossima puntata. A presto. Va bene, grazie a te Tino, ciao. Con i Salernitani nel mondo qui a Radio Alfa, ringrazio ancora Salvatore Medici da Lugano in Svizzera, ci ritroveremo tra una settimana alla stessa ora, non mancate. Salernitani nel mondo, viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero.